Buon salve a tutti e benvenuti a questo nuovo unboxing. L'unboxing di oggi è dedicato al Matchstick. Il Matchstick è un'alternativa al Chromecast con Firefox OS, cioè il sistema operativo sulla pennetta è Firefox OS. Quindi vediamo questo unboxing, che non farà in video perché la scatola, come potete vedere, anonima è dir poco. D'accordo che io sono riuscito ad avere la Developer Edition, che non erano molti pezzi e che è stata mandata in anticipo. Verso novembre a me è arrivata, all'inizio dicembre. A febbraio è previsto il lancio pubblico di questo device, che già sarà diverso dal prototipo per sviluppatori. Come possiamo vedere, si presenta proprio povero. Questo è il Matchstick, che già è uguale al prototipo che sono usciti i leak su internet. Un pulsantino, una presa USB e basta. La scatola invece contiene molto poco. Contiene una mini prolunga HDMI, il cavo USB per l'alimentazione e un alimentatore esterno che purtroppo ha una presa americana, ma è un problema minore, oramai mi avanzano grazie a tutti questi device che utilizzano la presa USB per l'alimentazione. Sì, l'alimentazione è un dettaglio che io all'inizio ho pensato non importante, ma non avendo mai avuto o provato un aggeggi simili per la televisione, perché in casa sono abituato, ho un hard disk multimediale, quindi non ho mai avuto la necessità di averne uno, anche perché non guardo più la televisione, quindi non ho mai voluto spenderci soldi. Il Matchstick, oltre a inserendolo puramente nella presa HDMI, non parte, richiede per forza un'alimentazione USB, altrimenti proprio non parte. E quindi basta qualunque cavo micro USB per usarlo. Sinceramente non si presenta molto bene con questo coso, però le foto che si trovano già su internet della versione per il pubblico si presenta già molto meglio, perché anche viene utilizzato per esempio nelle foto con un moschettone appeso negli zaini, quindi mi dà l'idea che anche la costituzione dell'involucro sia molto più resistente, perché questo non mi sembra niente di che, ma ripeto, è questa la versione prototipo, tant'è che sul sito, se ordinassi che faceva la richiesta, potevi ricevere tra i 250 Developer Edition pezzi, cioè pezzi tra le Developer Edition. Io sono rientrato tra quelli avendo fatto l'ordine verso novembre per $23, se non mi ricordo male, no, $24 la Developer Edition. La versione al pubblico leggo che costerà sui $25, quindi dimostra che sono meno sui circa €20, quindi è un costo, diciamo, più che altro accettabile per una soluzione del genere, visto che è compatibile con molti di apparecchi. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo che anche se questo hardware utilizza come software Firefox OS, per comunicare è possibile fare delle applicazioni per Android, iOS e Firefox OS. Al momento l'applicazione ufficiale è solo per Android e iOS, perché ancora non c'è per Firefox OS, perché da quello che ho capito ci sono dei problemi a livello di API web che non sono ancora disponibili. A quanto pare dalla 2.1 ci saranno le API proprio nel browser per poter fare queste chiamate web sender. Io non ho ancora approfondito questa parte. Ah sì, per via del socket UDP. Quindi solo da Firefox OS 2.1 probabilmente saranno compatibili per Firefox OS le applicazioni per questo apparecchio. Al momento ancora non vi ho detto niente riguardo le caratteristiche tecniche. Allora, è un Cortex A9 dual core da 1.2 GHz, un HDMI 1.4 e non supporta al momento il 4K. Ha una RAM da 1 GB, un DDR3, e questo qui ha uno spazio di 4 GB. Ovviamente ha il supporto Wi-Fi, che infatti, come potrete vedere dal video che ho girato quando l'ho provato sul mio televisore di casa di 50 pollici, l'apparecchio al primo avvio mi ha chiesto di essere sincronizzata con un device, ovviamente, tramite l'applicazione ufficiale. L'applicazione ufficiale si connette tramite l'internet del telefono, ovviamente, e poi cerca dei apparecchi nella rete presenti. Fatto questo, verrà una sincronizzazione 3-2, bisognerà configurare la rete wireless qui dentro con la password tramite l'applicazione, e dopodiché questo sarà libero di funzionare da solo. Ovviamente ha bisogno di un apparecchio che si occupi di mandargli il materiale. Al momento l'unica applicazione compatibile per la versione per Android è YouTube. Riconosce tranquillamente il Matchstick, tant'è che nei video che potete vedere ho fatto diverse prove con dei miei video sul canale per vedere effettivamente la qualità. Dal video non sembra, ma vengono trasmessi la velocità HD
sfruttando ovviamente la linea ADSL di casa, abbiamo maggiore banda per poter usufruire di questa alta fedeltà dell'immagine. E si dimostra veramente bene. E anche il suono, ho scoperto che quindi anche il suono dei miei video non è granché, perché sul televisore non è il massimo. Però basta regolare un po' il volume, quindi questo è il problema mio. Tornando a noi, a livello tecnico è molto semplice, tant'è che al boot, che ho voluto filmare perché è il boot di Firefox OS, avremo Firefox OS che appare sullo schermo, il logo di base da Mozilla Technology, che viene messo sulle ROM non ufficiali fornite da Mozilla, parte Firefox OS che non sembra Firefox OS perché non si vede, però gira con Firefox OS. Da quello che possiamo vedere su internet, sul sito ufficiale di Matchstick, che al momento è molto povero, tant'è che nei messaggi a noi che abbiamo partecipato a Kickstarter ci viene riferito che dopo dicembre ci sarà il nuovo sito pronto perché tutti avranno ricevuto il Matchstick per la vera Open Edition e cominciare a lavorare sulle prime applicazioni. Ovviamente io, non sviluppando per iOS e Android, non mi interessa sviluppare per quella parte, mi interessa sviluppare per Firefox OS, quindi dovrò aspettare che il SDK, che ancora al momento non è perfetto, ma ci sono degli esempi che proverò con un po' di calma. Volevo rilasciare questo video perché è già mi arrivato da oltre una settimana, non ho avuto modo di provarlo tranne che oggi. Ci sono delle prime applicazioni, però ancora non c'è molta documentazione su come utilizzare il dispositivo su Firefox e sulle altre applicazioni. Anche su Wiki c'è tutta la documentazione, ma è molto povera, quindi io sono in attesa di questo nuovo materiale anche per poterlo provare. Sinceramente al momento avere YouTube potrebbe essere interessante per farci qualcosa, ma mi interessa molto tutte quelle via che stanno sviluppando, come la condivisione schermo per web. Un altro dettaglio che ho scoperto adesso leggendo le FAQ è che ci sarà il supporto anche per Firefox e Chrome Desktop, quindi noi potremo gestire anche da computer l'apparecchio, che non è male. Quindi ci dobbiamo aspettare delle web app anche per questi altri sistemi, che dimostrano la duttilità, anche se per altre alternative come Cross sono già riadattate da molto tempo. Ma ricordiamoci che questo è soltanto un progetto di Kickstarter. Un piccolo dettaglio molto interessante è che il goal su Kickstarter per la chiusura della raccolta fondi era di $100,000, ma sono riuscito ad avere in meno di un mese $470,000. Quindi io credo, spero, anzi mi immagino, che questi fondi che abbiano ricevuto vi permetteranno di sviluppare molto velocemente queste soluzioni. La cosa che a me mi fa molto piacere non è che Firefox OS è presente qui dentro, perché io sono un amante di Firefox OS, ma perché è tutto composto da tecnologie web, dimostrando ancora una volta che non c'è più bisogno di sviluppare applicazioni native per fare molte cose, e dimostrando che con una caratteristica guarda, così semplice web si dimostra molto interessante a livello di performance, specialmente visto che stiamo parlando di contenuti streaming. Non ho potuto ancora provare su disparecchi con Firefox OS, che sicuramente sarà una questione ancora diversa, perché anche il device che comunica con l'apparecchio potrebbe fare molto la differenza, visto che di Firefox OS abbiamo dispositivi che vanno da 128 MB di RAM in su, da processori da 900 MHz in su, potrebbe fare la differenza quello. Ma quando ci sarà anche l'applicazione di Firefox OS potrò provarla sui miei 4 dispositivi, perché sì, grazie alle donazione ho anche lo ZT Open, il primo. Ringrazio Guido Brescia per questa donazione, sono riuscito a farlo rifunzionare. E non farò una recensione di questo dispositivo perché è un dispositivo uscito un anno fa ed è uguale praticamente al Kio, non soltanto che ha uno schermo migliore, e quindi sarebbe inutile fare un'altra recensione su un apparecchio uscito un anno fa che è già stato surclassato dai modelli successivi. Sì, non ho fatto la recensione del tablet, ho il tablet, non l'ho mai mostrato in video, avete ragione pure di questo, ce l'ho qui sotto, ecco a voi il tablet. No, il tablet. Tutti subito diranno, ma brutto, è gigantesco. È un prototipo. Prototipo vuol dire prototipo, come questo è un prototipo. E il fatto di essere prototipo permette anche un po' di lollarci sopra, perché abbiamo delle adesivi sopra Firefox S Contributor Program e anche nel boot di questo sistema. Ma non è il caso di parlare di questo, perché questo video è dedicato al Matchstick. Quindi le tablet ci saranno altre occasioni, quando il sistema comincerà a essere veramente stabile, anche se secondo me è molto bello su Firefox OS su tablet, forse anche più del telefono. L'apparecchio è molto interessante, gli usi di questa tecnologia che io non avevo ancora provato, ho letto soltanto su Google, sono ancora più interessanti. Su GitHub c'è tutta la documentazione, il sito ha la documentazione su come è sviluppato e si comporta il sistema, perché sicuramente ha una versione di Gaia
di completamente diversa, e anzi forse l'unica cosa modificata oltre al kernel Gonk per supportare forse alcuni driver, altrimenti potrei dire, azzardare che è uguale a Firefox OS come hardware, cioè come tecnologia, non è niente di specifico. Quindi ci vediamo al prossimo video e alla prossima. Allora, un altro dettaglio che ho scoperto adesso. Bene.